Comunque, Sta regà, dentro la città della mia. Magnan, ma quanto è forte, Madonna Andrea, mi Santissima. sa che non ti sono partiti gli alert, No, in realtà c'ho proprio dei problemi col mix. Ne ha droppate 50 al Falco, ne ha droppate 50 al Press. Avanti tutta, amico mio! Grande presidente. Adesso? Se la metta immediatamente e chieda scusa. Chieda scusa. È tornato il presidente. No, Eric, ci ho messo. Chissà quanto avrà giocato il presidente, se avrà giocato. Abbiamo delle storie dove lui consigliava di. Poi le vediamo. Poi le vediamo appena. Andrea, ma posso dire una cosa la luce adesso, tutte le luci di casa. Andrea, posso dire una cosa sul tuo presidente Mario Falco? No, per favore. Prego. No, una cosa serissima, serissima, serissima. Allora, domani organizziamo una partita a Scampia con i ragazzi di Napoli, ragazzi, diciamo ragazzi, sì, è vero, una partita, un torneo di calcio gratuito per i ragazzi della strada. Mario Falco probabilmente sarà anche lui a Scampia con questi ragazzi a giocare. Vabbè, adesso viene. Adesso grande prezzo. Corigno per le 10. A Corigno per le 10. Ci può essere il gol oggi, che l'abbiamo alzato. Grazie mille, Corigno. Eccolo qua, ecco qua la classifica aggiornata. Sono tornati i mecenati, ragazzi. Sono tornati i mecenati. Grazie alla Champions League, ragazzi. Grazie alla Champions League. Presidente, non la vediamo benissimo, se vuole ricollegarsi non è che la si vede. Giulia, che sta facendo? Giulia, no! Cavolo, oh, sei visto, sei visto, sei visto. Dio, ti è mai capitata una roba imbarazzantissima in live? Cioè, anzi, dici la roba più imbarazzante che ti è capitata in live, ti sarà capitata per forza. Oddio, roba più imbarazzante? Sì, per fortuna non si è visto. Allora no, è quello che si è visto. Vabbè, ho capito, però è successo. Cioè, si è visto ma non si è visto. Vabbè, comunque sembrava acqua qui sopra, ok, sulla sedia. Ma in realtà non era acqua. Per favore, capiamo. Cos'era? No, dai, indaghiamo. Indaghiamo. Allora, insegnato che quando piove forte a volte sfonda il muro ed è, può essere pioggia. Ma che cazzo dice, Manfredi, dai. Per favore. Allora, parliamo era un po' della partita. Guys. Ma Giulia, quante inquadrature stai cambiando? Io non mi ricordo neanche come mai, ma cosa stiamo facendo in questa puntata. Ma io non mi ricordo neanche come mi chiamo. Anche il codino Giulietta, però sto bene. Allora, andiamo sui top e flop e andiamoci a fare tutti insieme una serata di gruppo. Di analisi della partita, ragazzi, perché che devi analizzare, Manfred? Beh, ragazzi, dobbiamo analizzare innanzitutto prego. Calabria che tiene Kvaratskhelia, non sa neanche lui come, e peraltro, cioè, l'ha fatto per più partite. Ragazzi, Calabria, io l'ho sempre insultato, io sono anni che lo insulto, poveraccio, giuro, gli chiedo scusa, gli voglio bene, è stato davvero forte. Vabbè che poi tante volte c'era il raddoppio, però secondo me è stato un tema di queste partite, perché comunque Kvaratskhelia sì, ha fatto, anch'io, però non ha inciso, condivido con Giulia. Condivido, è stato bravissimo. È sembrato un po' un Krillin che ce l'ha fatta, un Krillin piccolino che invece che soffrire ha vinto la partita. Vabbè, però Davide, poi si è riscattato col rigore comunque. Ah, posso dire una roba? Secondo me Spalletti stasera sbaglia una cosa. Secondo me lui sbaglia a mettere Osimhen dal primo minuto. Secondo me avrebbe dovuto mettere Raspadori e poi dopo metterlo dopo, Osimhen che dava più la carica nel secondo tempo. Se gli si può fare una critica. Però Andre chi metteva? Raspadori.
però secondo me era, però il Milan perché non doveva aver fretta, secondo me il Napoli ha fatto la partita che doveva fare, ha fatto una gran partita, però il Milan ha giocato fatto, quello ragazzi, che doveva giocare. Mamma mia Manfred, mamma mia Manfred, quanto sei leccato. Però ragazzi guardate, in una grande partita ai numeri andate e ritorno se la porta a casa il Napoli. Sì, intanto non sono d'accordo Manfred, ragazzi, il problema è che il Napoli ha fatto una grandissima partita anche stasera, proprio la palla dentro, dai, però vai, la palla dentro non è mai entrata, l'attenzione si percepiva dal divano, occasioni nitide. Perché? Sì, comunque devo essere sincero, settimane, tre partite, sei gol in Milan, zero gol. Ragazzi, una alla volta per favore, che sennò non si capisce. Prego Davide. Dicevo, tre partite in due settimane, il Milan ha fatto sei gol, il Napoli ne ha fatti zero. E ogni volta che il Milan ripartiva... Ne ha fatti uno il Napoli. Sì, va bene, ha fatto uno nell'ultimo minuto, però... Ogni volta che il Milan ripartiva, anche se ha toccato tutta la partita al Napoli, c'era sempre la sensazione che il Milan potesse fare male. Non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio, però ribadisco, poi sento tutti che, ripeto, ai punti per me la squadra migliore è stata il Napoli, infatti ha 20 punti in più in campionato. Dove contano i punti, Manfred? No. Scusami, ricordamelo, dove contano queste i punti? Partite. A freccette, non nel calcio. Finisco. Musica della serfata. Queste partite, l'anno scorso ha vinto un Real che non ha meritato neanche una di tutte le partite che ha fatto dai quarti in poi. Però è la Champions, ragazzi, è così, sbagli una cosa e passa l'altro. Davide, allora, all'andata tra Milan-Napoli, il Milan quella partita lì secondo me ha giocato anche peggio, cioè nel senso, noi siamo stati salvati da un grande Maignan, quella partita lì. Questa partita qua il Milan secondo me ha giocato molto meglio, cioè nel senso, la difesa del Milan è un muro. Visto. Il muro, non sta passando niente. Simo, sai che cose? Simo ha saputo colpire nel momento giusto il Milan in confronto al Napoli, che magari ai punti, come diceva Manfredi, si è giocata bene e forse ha giocato meglio sicuramente del Milan, però nel momento poi di concludere il Napoli non è stato bravo a fare gol. Milan sì. Però secondo Manfred c'è una notizia. È finita! Siamo in semifinale! Siamo in semifinale dopo 16 anni! Perché sei una cavolo? Dopo 16 anni! Dopo 16 anni! Siamo in semifinale! Direttore! Dopo 16 anni! Dopo 16 anni dal 2007! Che sofferenza! Che sofferenza! Siamo in semifinale, ragazzi. Pazzia. Vabbè, pazzia. Scusa, Ciccione, tu queste emozioni non le capirai mai. Per chi è freddo è amorfo, come direbbe qualcuno. Perché c'è chi è freddo è amorfo e non capisce emozioni pure andiamo vere come questa. Ma guarda, andiamo, che Ciccione ha vinto la Super. Andiamo a vincere. Dopo 16 anni. Dopo 16 anni. Ciccione oramai è grande, le emozioni le nasconde. Lui è un ragazzo, si vede che. Incredibile che comunque non so in quanti siamo, ma no. Emerix a fa mocca a mamma. No. Vabbè, questa è roba vecchia, poi Andrea lo sa che io allora, questi dati della partita, ragazzi. Questi dati della partita, chiaramente il Napoli aveva bisogno di attaccare. Chiaramente il Napoli doveva segnare, cioè, se vedi i dati, a parte scherzi è vero, però cioè, che sfiga. Sì, 4 tiri in porta, 4 tiri in porta su 22 tiri vuol dire non saper tirare in porta. Vabbè. Questo è il dato. E tu su 22 tiri ne fai 4 in porta vuol dire che non sai tirare. Ragazzi, ma comunque, cioè, a favore del Milan in questo momento ti dico che il Napoli è ovvio che ha fatto più possesso palla perché il Milan è andato in vantaggio per primo e quindi si è un po' più chiuso rispetto a un Napoli che doveva attaccare. Fabrizio, mamma mia! Ti posso Oddio. Fare una domanda, Fabri? Sì, dimmi. Tu hai detto che il Milan appunto è stato più pericoloso quando ce l'aveva essere pericoloso. Secondo me la grande differenza è proprio lì. Leao, Kvaratskhelia. Stasera Leao maggiore due volte di Kvaratskhelia. È stato più incisivo, Davide, hai ragione, perché è stato ma Giulia si è fatto 40, non so quanti metri si è fatto il campo intero, ci ha fatto fare con la Giroud che veramente lo faceva anche Enerix e io quel gol. È stato più decisivo, io lo dico, anche se sono tifoso del Napoli, amo Kvaratskhelia, è un grande giocatore, ci ha dato spettacolo, ragazzi, è chiaro. Però Leao in questi due match
è come se avesse inferto i colpi decisivi alla ma è quello che dice sempre Allegri, Fabri, eh? In partite così gli schemi non esistono, esistono i campioni che te la decidono. Esattamente, esattamente. Dai, è sempre la stessa casa, non mi prendeva bene. Bravo Allegri, infatti ha avuto Ronaldo e l'ha cacciato. La stessa sì, casa, un Ronaldo che non era più Ronaldo. Giulia, ci hanno mandato un video alla Fucina cattivissimo nei tuoi confronti, posso mandarlo? Da 9 mesi conosci W, da una vita con il pancio cuore rosso per Milan. Ci vediamo in semifinale. Vai. Esante. Vedo errori. No, allora c'era Claudia, l'abbiamo interrotta. Tanti nemici tanto onore. No, stavo dicendo di Leao che secondo me era molto forte nel primo tempo e poi si è spompato però nel secondo, perché con tutto quello che ha corso comunque dal 60esimo minuto l'ho visto proprio KO. Sì, infatti è stato anche sostituito addirittura. Sì, quel cambio perfetto, quel cambio perfetto, oggi Pioli l'ha gestita benissimo, oggi Pioli ha preparato una partita perfetta, oggi Milan ha fatto quello che doveva fare, nei primi 20 minuti non ha subito gol, poi ha segnato in ripartenza, Giroud imbarazzante. Ok, non vi azzardate a giustificare Giroud perché ha fatto un gol che avrebbe fatto chiunque, perché ha sbagliato un rigore e si è mangiato un gol subito dopo. È vergognoso. Il Milan con questo attaccante, il Milan con un attaccante avrebbe già vinto la Champions. Ma sei scandalosa tu. Il problema del Milan non è Giroud, è Origi. Cioè, Oddio. Ma Origi entra, fa una partita di sacrificio clamorosa. Origi oggi entra e con grande umiltà si mette terzino. Ma di che cazzo stai parlando? Giroud si mangia due gol che potevano già chiudere la partita, ragazzi. Non scherziamo. Il Milan con un attaccante sarebbe primo in campionato e avrebbe già ipotecato la Champions. Con un attaccante vero. No, tu non hai capito. Il Milan senza Giroud quest'anno non so dove sarebbe. Ma mi dici i gol decisivi che ha fatto Giroud? Ma si è caricato tutto l'attacco. Per un gol solo davanti alla porta, dopo aver si è mangiato un rigore decisivo dopo 12 anni che non lo sbagliava. E un cazzo di gol solo davanti alla porta. Ma tu sul serio stai paragonando? No, volevo capire gli altri milanisti come si collocavano. Ma Giroud stasera fa anche tre recuperi difensivi fondamentali. Ah, perché un attaccante forte non sa recuperare in difesa. Scusatemi, non lo sapevo. Perché un attaccante forte non può comunque giocare basso. Scusatemi, non lo sapevo. Sai qual è la differenza? È che sul pallone di Tonali... Ma c'ha 37 anni! E allora non giochi a calcio se a 37 anni non sai correre! Non giochi a calcio! Vai a casa alle 10 di sera, ti fai la tua tisanina con limone e zenzero e ti metti a dormire. Porti rispetto alla tisana con limone e zenzero. Cioè Giroud, zoomer del cazzo. Non era fare il titolare fisso del Milan tutte le partite, perché in teoria è stato preso quel pacco di Origi che prende 4 milioni e mezzo all'anno e oggi fa una partita di sacrificio a cui devi chiedere scusa. 4 milioni e mezzi meritatissimi. Io Origi 4 milioni e mezzo per fare il terzino glieli do sempre. Grazie Maldini, grazie Paolo. Sì, ma dimmi chi prendi in Italia di attaccanti delle squadre italiane. Fatto Osimhen al posto di Andrea, ma che lucca fa? Mamma mia, esagerato. Scusate. Tormento. Parlare prima, ragazzi. Bambino qua, mamma mia, esagerato. Posso un secondo interrompere? Prego, vai. Se mi vedete triste, guys. Se più che altro, può, non tanto per la partita, ma per quello che ho dovuto subire in chat. Fa più gol di Ori. Stasera, ok. Aspetta, scusa, Violet, che è partito un alert, scusa. Vai. È traumatizzante, guys. Più che altro mi dispiace perché poi se ne escono con altre robe che non fanno più parte della partita e questo è molto deprimente. Mi dispiace un botto, ragazzi. Niente, volevo dire sta cosa, tanto per. Allora, a proposito del rigore che citava. Buona Luca. Scusami, Vaida. No, Enerix, non posso neanche. Ma poi io non posso neanche abbassarti perché ti avrei abbassato. Ma non ce la fa. Oggi non ce la faccio, Andre. Non mi potete chiedere di stare calmo. Che urli a fare? No. Allora, a proposito. Hai stappato le orecchie. A proposito, vabbè, Enerix, quel rigore lì, ragazzi, scusate un attimo. Ci sono le proteste dei milanisti perché sembra che l'uomo che vedete in basso a destra, Juan Jesus, che è quello che va a spazzare sulla parata di Meret, sembra essere entrato in aria al momento del tiro, cioè prima del tiro, ecco, al fischio. Quindi vabbè, Manfred, avete vinto, dai. Mi sembra proprio un episodio inutile, no?
Beh, no, Fabrizio, no, però scusami, cioè è inutile perché poi è andata così, però possiamo dire che stasera il VAR fa due cose assurde, perché secondo me questo errore e il rigore non dato al Napoli per me sono due errori che, se mi permettete, mi dovete spiegare il VAR che cos'è. Sì, allora, del rigore non dato al aspetta, Napoli? Aspetta, aspetta, vai, le facciamo una alla volta, facciamo una volta. Facciamo prima questo e faccio il pull in chat e poi andiamo su quello sul rigore per Lozzano. Questo mi pare che siamo tutti d'accordo che è oggettivo, che andava rigore. Allora, in realtà è una partita non parla manco di VAR, perché è una partita dove si deve prendere quello che è successo, ma senza gli episodi. Un attimo, perché all'inizio la regola dice, mette il piede a terra. Io non vedo se l'ho letta questa cosa, però io non vedo che lui ha il piede a terra, ci hanno messo il cerchietto quello de Sonic, se autogono. Però Agu, io andrei a rivedere tutti i rigori che quest'anno sono stati ribattuti se i calciatori avevano i piedi a terra, perché io me ne ricordo più di una situazione in cui non esiste sta roba. No, ma non è che c'è scritto che se non hai il piede a terra non è da ribattere, è che comunque spetta alla decisionalità dell'arbitro, è diverso. No. Ma parliamo della partita, tu entri in area di rigore non dal punto di vista geografico, faccio un esempio, se oltrepassi la linea, ma nel momento non è come il fuorigioco, calpesti l'area di rigore. Quindi se tu tieni un piede in alto e l'altro dietro la linea, tu sei ancora fuori la linea, ok? Se lui mette il piede a terra, si deve ripetere. Se non mette il piede a terra, non si deve ripetere. Sì, August, scusami un attimo, mi fai sapere dall'immagine che ho mandato, ve la rimando, secondo te questo bel ragionamento che hai fatto, che è anche giusto, come è stato possibile farlo in un decimo di secondo che è durato il check col VAR? Che detto, si aspetta, valido, andate avanti. Lui deve vedere, okay. Lui deve vedere se Juan Jesus... Come fai a dire certamente che se il piede ma perdonami, ma c'è sta qualcosa, quel cerchietto che non serve a niente, ma lo togliesse, no? E si vede se il piede a terra o meno. Paglio, ma questa regola sta da anni che non si deve superare la linea dell'area di rigore, se no si ripete il rigore. Se lo facessero sempre... dovrebbero mettere un recinto là, voglio, ma che se ho capito cagata. Però scusate, va pure messa, cioè, questo è pure giusto, però allora un po' di uniformità, perché a me sembra che a volte non si sa perché vengono ribattuti, altre volte stessa situazione, no, boh, cioè poi per carità è una transen, è l'unico modo. Però, ragazzi, cioè, se il regolamento è quello, non è che si può lamentare della regola. Se non ha toccato per terra c'è poco da fare.